Prima di cominciare vorrei fare un ringraziamento, dovuto un ringraziamento al Comune di Presicce Acquarica e alla Proloco di Acquarica per avermi permesso di presentare il mio libro Vite di Cera. È un ringraziamento importante perché mi è stato permesso di farlo all'interno di un contesto, che mi appartiene e che tra l'altro è contenuto anche nelle parole e nelle immagini del mio libro. E inoltre un altro ringraziamento va alla mia casa editrice Music House in Luciano Pagano. La prima domanda che vorrei rivolgerti è molto semplice. Da dove nasce la tua urgenza per la scrittura? Da dove nasce la voglia di raccontare? E soprattutto perché hai scelto di dare questo titolo al tuo romanzo, Vite di Cera? Nella scrittura del libro, all'origine, non mi sono focalizzato sul titolo. In realtà il titolo è la cosa che è avvenuta successivamente, è stata l'ultima cosa. Mi sono focalizzato in realtà sulle storie. Sono storie che appartengono a tutti. Lo studente Nepente attua un approccio infermieristico che è denominato nersing narrativo e si ritrova nel primo capitolo col signor Luigi, il quale parla delle sue emozioni, delle sue sensazioni, della sua vita. E rientrando a casa, lo studente Nepente comincia a formulare tutti questi concetti e tutta questa valanga di informazioni che riceve dal signor Luigi. Da qui Nepente comincia a scrivere altre storie, altre quattro storie importanti di pazienti che hanno delle patologie croniche. Quindi si ritrova nella sesta storia come un degente cronico, inverosimilmente e inaspettatamente si ritrova a raccontarsi, ad essere il Nepente della situazione. Quindi è da lì che mi sono basato per dare il titolo al libro. Ho individuato la vita di ogni persona come una candela che rilascia cera, vite di cera, una parola omofona ed è suddivisibile in due parti, cera come tempo al passato e quindi persone che si raccontano e cera come cera, cioè le emozioni, le sensazioni, i sentimenti che rilascia la candela. E quindi la fiamma che appartiene a tutti noi, la cera invece sono le sensazioni e le emozioni, la candela è quella che si accorcia e si riduce con il passare del tempo. Nel tuo romanzo c'è una parola che ricorre frequentemente, un concetto che non tutti forse conosciamo perché non siamo dell'ambiente, quello di nursing narrativo. Ci vuoi spiegare più nel dettaglio che cosa significa e che cos'è il nursing narrativo? Il nursing narrativo è un approccio metodologico che prende piede in Italia all'inizio degli anni 90. All'interno del libro vi è uno scheletro, una colonna vertebrale che ha a che fare con il nursing narrativo, ovviamente è la base di tutti i racconti che sono contenuti all'interno. Il nursing narrativo fa sì che il paziente possa essere individuato non come un uomo di cui ci si fa carico, ma è un'unità di senso, è un portatore di un contesto, di un'emozione, di una sensazione. Quindi l'infermiere, insieme a un'equipe sanitaria, individua appunto quella che è la terapia personalizzata e migliore per il paziente in questione. Il tuo libro racconta sei storie, si tratta in realtà di sei racconti lunghi, preferisco chiamarli così piuttosto che semplicemente racconti, accomunati però tutti da un percorso di vita differente e da un protagonista che si chiama Nepente. Anche questo nome è un po' particolare. Perché hai scelto di chiamare il protagonista così, Nepente? Ho scelto questo nome, Nepente, al protagonista del libro perché è un nome che ha un'etimologia greca. Si divide in due parti, ne, non, e pentos, che significa dolore. Lo ritroviamo, per fare un esempio, in alcuni scritti greci, ad esempio all'interno dell'Odissea, in cui viene servito il Nepente a Telemaco da parte di Elena per lenire il dolore. E nello stesso modo, all'interno del libro, proprio Nepente ha questo ruolo chiave, è quello che tramite l'ascolto riesce a lenire il dolore del paziente.
Più volte hai detto che il tuo libro, Vite di cera, è un libro polisensoriale, che quindi ti sei affidato a più sensi per raccontare le tue storie. Ci vuoi spiegare questo concetto di polisensorialità? Che cosa è per te e che cosa significa, come lo hai applicato in Vite di cera? È un libro polisensoriale, grazie all'apporto di immagini e suoni ho voluto dare proprio questo timbro per poi far immergere il lettore all'interno di un'esperienza che è completamente inedita, nuova, per cercare di far condividere le sensazioni e le emozioni che prova quella determinata situazione. Ecco il perché, insomma, sono inseriti delle immagini tratte dall'artista Olimpio Maria Concetta e i collegamenti che ritroviamo su Spotify. Il tuo libro ha suscitato fin da subito l'interesse sia dei lettori che dei giornalisti. Ci vuoi dire secondo te quali sono gli elementi che li hanno incuriositi di più? Il libro ha destato molto interesse, me lo spiego per diversi motivi. Uno è quello che intanto contiene il nursing narrativo, che è un approccio nuovo all'interno di un libro. Poi perché contiene dei messaggi che sono universali, che appartengono a tutti, punti di vista e prospettive diverse, perché visto dagli occhi di una madre, dagli occhi di una figlia, dagli occhi di un nonno, dagli occhi di un degente cronico o di una persona qualunque, dagli occhi di un infermiere e nello stesso tempo in contesti diversi, dal piccolo paesino del sud alla grande città, dalla campagna ad un ponte. Quindi dalla nostra casa a un contesto ospedaliero. Cosa si esprime attraverso un ricordo? Cosa rimane di una vita? Come e quanto ci potrebbe cambiare un evento avverso? Espressioni, sensazioni, sfoghi, pensieri, dare un valore al nostro tempo, ascoltare chi sembra apparentemente lontano da noi. Noi, coinvolti nel complesso ingranaggio della vita, noi combattenti, in bilico tra impercettibilità e invisibilità. Parole che danzano nel tempo, che sfidano e duellano col tempo. Il bicchiere mezzo vuoto, il risvolto della medaglia, i granelli che impattano contro la parte più pesante della clessidra. Ne pente il suo effetto. Ascoltare per lenire le sofferenze. Ascoltare per alleviare il dolore. Esprimersi. Una nonna, un marito, un padre, un degente, uno sconosciuto, un infermiere, una figlia, uno studente. Un ospedale, un ponte, una struttura riabilitativa, la nostra casa, il nostro paesino, la nostra città. Prospettive diverse, contesti differenti. Riflettere, meditare, consapevolizzare. Immagini e suoni che accompagnano intense parole, realtà che calano il lettore in un'esperienza polisensoriale unica ed irripetibile. Noi, protagonisti della nostra vita, noi ne pente di ogni giorno. Una toccante immersione in un mondo che ci appartiene, in un mondo che viviamo quotidianamente, costantemente. Urla tradotte in rabbia, gesti in emozioni, cera in vita.
Vite di cera, un libro di tutti, per tutti.